Partiamo subito con le case di oggi. Ah, sentiamo la radio cosa c'è. Praticamente cose del weekend. Sono andato a quel mercato del Pulci qui vicino, dove tutto costa poco, però è un gran casino, tutto brutto, tutto sporco, che, cioè, io non so quando, ma presto distruggono tutto quel mercato del Pulci, perché è tutto rotto. Un bel giorno sicuro passerò e dirò: ah, hanno buttato giù tutto, e non mi stupisco per niente. È tutto vecchio, è tutto rotto. Quando entri dentro senti tutto crack, sembra che venga giù tutto. Comunque, in quel mercato c'è un sacco di merda, però a volte si trovano le cosine. E io avevo trovato il dispensatore di ciunghe, quello lì americano, no? Molto bello. Lì non ho capito bene quando l'hanno fatto, la marca. Comunque c'è scritto 85 sopra. Allora l'ho ridipinto. Poi esteticamente era blu. Adesso metto il video, prossimamente. Esteticamente era blu, però si vedeva che era stato verniciato da qualcuno col pennello. Allora l'ho messo nell'acqua raggia ed è venuto fuori subito il giallo che c'era sotto. E se volendo si poteva lasciare già giallo, no? Perché però aveva dei punti un po' messi male, allora ho deciso di dipingerlo di rosso. Un po' ho provato a scrattarlo, ma è impossibile scrattarlo. Se non hai una di quelle pistole sabbiatrici è impossibile grattarlo con la carta vetrata e togliere tutto. Allora comunque ho provato con la bomboletta e invece è venuto un gioiello. Stamattina l'ho montato, ho fatto il video, adesso lo metterò. Un gioiellissimo. Solo 5 dollari secondo me si può fare. Poi ho preso Ciuschi. Comunque poi mi sono guardato 7 puntate di MasterChef. Adesso mi sta piacendo, oh, MasterChef che non avessi visto. Sono ancora alla prima stagione, che c'era quell'antipatico napoletano, quello che va bene a voi, che era quello che si dava sempre un sacco di aria, diceva tutto male degli altri e faceva sempre schifo. È bello perché tutte le prove, ah, questo piatto lo so fare io, questo darò il meglio, quindi veniva tutte le cose. Poi c'è quell'altro che fa quello un po' messo male, un po' stentato, gli occhi un po' strani, che quando cucina lui cucina sempre per terra, taglia le robe per terra, non gli va mai il frullatore. Eccolo, è simpatico. E basta, questo è quanto. I giudici sono Joe, Carlo Cracco, che c'è un ristorante a Milano e c'è la notizia che poi, siccome volevo vedere quanto cavolo costavano i prezzi, perché Joe Bastianich, quello americano, italiano, friulano e anche un po', non lo so, dell'est, i prezzi ci sono, però evidentemente lui ormai ha tipo una catena, non c'è manco lui in quello di New York, no? Perché i prezzi è impossibile che siano così bassi. È una tavola calda, allora ha una catena di tavole calde. E invece quello lì di Milano i prezzi neanche ci sono. Poi guardando un po' così poco cosa c'è, praticamente il menù, assaggini, un po' di tutto, costava 160 euro. Però, boh,
poi c'è quell'altro fissato con la besciamella e basta. Masterchef, molto bello. Poi ho guardato maldicissima ste Altoids alla cannella che sto mangiando adesso. Allora, Altoid, per chi non le conoscesse, sono delle caramelle zuccherose, sembrano fatte di zucchero compresso, però non sono dolci dolci, ma hanno dei gusti abbastanza forti. Questo qua, la cannella, è potentissimo. Poi altre cose, niente di che, solite cose. Oh, ieri, oh, ecco, adesso ciuschi che vorrei comprare, un po' ieri ci ho guardato, però non è che mi ispira, ma non mi ispira. È il kit per fare le t-shirt, il kit di screen printing, o magari è tipo serigrafia, no? Comunque, per fare le magliette, no, ci sono due modi: il metodo merda, che è quello lì che stampi con la stampante su quei fogli, poi lì col calore, il ferro da stiro, stampi la maglietta, così, che ho fatto mille volte da piccolo. Il problema di quello è che devi sempre avere una maglietta bianca, e poi ti si vede proprio che viene inquadrato. Insomma, è brutto. Allora volevo avere proprio la macchina, quello che fa le magliette, che poi dopo te puoi usare il colore che vuoi. Praticamente funziona nel seguente modo, no? C'è un telaio con dentro, una volta si faceva di seta, però adesso è una cosa sintetica, comunque una specie di rete molto fina. Poi si mette sopra l'emulsione, che è fotosensibile. Poi sì, al computer si fa quello che vuoi fare, un logo, devi fare per un colore alla volta. Comunque per le magliette di solito è un colore solo, no? Allora fai il tuo logo, che sia bianco e nero, lo stampi su un acetato trasparente, bitmap, quindi il logo è nero, ecco. Poi lo metti sopra sta emulsione, poi ci fai passare della luce ultravioletta, lo tieni lì per 4 minuti, siccome è un'emulsione fotosensibile, dove è passata la luce si è diventata dura, e dove non è passata la luce, dove era nero, si può sciacquare e va via, no? Quindi praticamente avete tipo uno stampino, dopo basta mettere la maglietta sotto, sto stampino in mezzo, poi mettete il colore sopra, poi tirate con un coso, che è una spatola, che viene detta squeegee, e avete le vostre magliette. Il vantaggio di questa tecnica è che una volta fatto lo stampino potete stampare infinito numero di magliette, nonché poster, potete praticamente farlo su qualsiasi, anche su ciuschi, volendolo, vedete, se sta ferma potete benissimo fare un logo anche su ciuschi. Lo svantaggio è che deve avere tutte queste robe qua, l'emulsione, le lampade, poi c'è da spacciugare, no? Quindi colore magari cade per terra, insomma, lo devi fare nel garage, devi spacciugare un po'. Allora il processo mi sembra abbastanza semplice. Poi se sei bravo, che sai fare tipo loghi, disegni, puoi fare anche dei poster anche a due colori, tre colori, e viene quel look molto antico, un po' retro, molto belli. Infatti molti graphic designer li fanno ancora, infatti alcuni miei amici li fanno, proprio perché anche se è un metodo un po' antico, però il risultato è molto bello, ovviamente se sapete farlo. Come non è, ho guardato, poi c'era una macchina che si chiama Yudo Printing, Screen Printing Machine, o Yuko, praticamente era una stampante che al suo interno ha tutto sto robo di luci e
e c'ha delle emulsioni sue, insomma è come uno scanner, però poi costa perché devi comprare i telai che vende solo lui, quindi alla fine è un po' una caccata. Comunque non lo so, l'idea mi è venuta perché volevo farmi il grembiule di MasterChef e mi sono detto, ma perché comprare quello già fatto quando me lo posso fare io? Allora ho detto, ah, si potrebbe fare una macchina, dopo mi posso mettere il logo. Comunque il logo di MasterChef secondo me è bello, magari in Italia nessuno l'ha capito, però perché praticamente è un fornello ma del tipo americano che c'ha la spirale, no? Allora secondo me è molto bello, la M sì, niente che, però la M è attaccata con la spirale così che sembra proprio un fornello, è bellissimo. Allora comunque forse mi comprerò il grembiule di MasterChef, perché stasera devo fare una ricetta, devo fare tripudio di sushi accompagnato con dell'aceto balsamico e salmone affumicato. No, perché quando fai un piatto non è che puoi dire sushi, no, devi fare tutto un nome con questi nomi strani, fantasia di mozzarella al pepe verde, no? Non è che puoi dire mozzarelle fritte con salsa. No, per ieri ho fatto involtini di carne con mozzarella e prosciutto. Questo è il piatto, però io l'ho chiamato fantasia di involtini di manzo all'aceto balsamico e un po' di bottarga sopra, una vellutata di bottarga, che non ho capito che cavolo è sta bottarga. Comunque ci guarderò. E poi dopo ho fatto, probabilmente da noi vendono la mozzarella in stick, non la mozzarella tonda, probabilmente tipo dei bastoncini mozzarella, no? Tipo, ci sono anche in Italia, come si chiama? Comunque, come non è, li ho impanati sopra, li sono tutti mollicci da bucciare dentro una vellutata di piselli e tofu. Allora, come non è, stasera però ho comprato tutto il kit per fare i sushi. E a me sinceramente, secondo me fare i sushi è facile. Alcuni dicono che è difficile, ma che cavolo difficile? Secondo me è una stronzata. Allora, ho comprato il rollino, quello di bambù, no? Ho preso la foglia, l'alga, il cosiddetto nori. Quindi si piglia ho preso anche il riso apposta. Quindi, oh guarda, c'è un incidente gigante. Fammi vedere. Allora, ci sono. Ah, c'è un incidente. Ah, un camioncino ha sbattuto. Ci sono 1, 2, 3, 4. 4 macchine da polizia. E io pago. Non c'è manco il morto. 4 macchine da polizia. E io pago. Allora, no? Nori. Prendete, faccio il riso. Poi lo schiaffo sul bambù. Poi dentro ci metto salmone, la mela, il pepe verde, poi giri tutto a posto. Sembra una stronzata fare il sushi. Adesso i giapponesi ovviamente c'ha tutta la loro tecnica sminchiolata, però a me mi sembra semplice. Ovviamente il sushi non si mangia niente, quindi devo fare almeno 1 chilo di riso, 3 chili di salmone, 8 chili di wasabi. Praticamente è un cucchiaio di wasabi con un po' di riso sopra. Buonissimo, eh. Poi ho preso anche il ginger. Però non ho trovato il ginger, quello giapponese, non ho capito. Ma come mai in Giappone il ginger è rosa? Secondo me le radiazioni, non lo so. Poi anche il wasabi. Wasabi è un grafano verde. Perché verde così? Poi verde, non verdolino, verde acceso.
ci guarda là, credo che ciuschi. Ciuschi lo si prende. Olè, non c'è nessuno. Ah, qui hanno già cambiato l'ora. Sarebbe le 8.35, invece sono già le 9.35. E che palle. Allora, per il momento è tutto. Ciao a tutti.